Ciao, buongiorno, eccoci come sempre nel post di quello che abbiamo raccontato questa mattina. In questo martedì mattina eravate tantissimi anche oggi, anzi vi ringrazio perché avete veramente insomma, chiacchierato con me di tutto e di più. Siamo partiti dalle vacanze. E insomma, da quello che un po' io vi chiedevo, che era quando andate in vacanza, cioè andate sempre nello stesso posto oppure in qualche modo vi piace cambiare. Nel mio caso, io vado nello stesso posto, ma mi piace anche cambiare, quindi sono un po' un ibrido, se così possiamo dire. E molti di voi mi hanno raccontato un po' quello che insomma amano fare. E c'è chi, devo dire, la pensa un po' come me, nel senso che gli piace andare nello stesso posto se si è trovato bene, ma gli piace anche cambiare. E qualche volta però nello stesso posto ci torna anche per anni, così come è successo per Peter, che ci diceva che insomma per quanto riguarda Siviglia è andato 3 volte, è andato 2 volte a Disneyland, è andato quante volte a Londra, non mi ricordo più, insomma, però poi il posto anche estivo così ci torna sempre, che è il posto insomma dove abita in qualche modo. C'è chi mi ha così detto che quest'estate andrà in Puglia, come Carlo, che dopo 20 anni ritorna, e secondo me, insomma, come si diceva, è bello anche ritornare per vedere un po' se sono cambiate, diciamo così, le cose, no? Come ad esempio il fatto che tipo Carlo era andato 20 anni prima in tenda, e sicuramente magari adesso in tenda non ci torna più, non lo so, però è un modo anche per capire se le cose sono cambiate un pochettino. Abbiamo parlato appunto anche di viaggi sul lago di Como, sarebbe bello, viaggi sul lago Maggiore, o ancora semplicemente anche andare, che ne so, a fare un giro nel Salento piuttosto che in Sicilia, piuttosto che insomma in altri luoghi che mi avete raccontato. C'è chi ha fatto insomma dei viaggi, li ha fatti in auto, chi in aereo, ma anche in camper. Io dicevo che effettivamente fare il viaggio in camper sarebbe anche un po' un mio sogno, no? Come è stato, come il sogno anche quello di fare una crociera, almeno una volta all'anno, secondo me, insomma, provare a fare questo viaggio. Chi però, come Eugenio, dice no, io assolutamente non, cioè sì, farei un viaggio in camper, ma non lo condividerei con nessuno il camper, mamma mia. E come fai a far baldoria, come fai a fare conoscenze, diciamo così? Lui dice no, ma ognuno ha il proprio camper e ognuno fa i propri viaggi. Ok, va bene, ci può anche stare, se vogliamo, questa cosa un pochettino diversa di viaggiare, se vogliamo, di condivisione. A me invece, insomma, piacerebbe comunque provare una volta, ma anche perché penso che, insomma, si sia molto liberi di provare così a rimanere fermi in qualche posto. Tra i vari viaggi mi è stato detto anche le Gole del Verdon. Anche lì non sono mai andata, sarebbe interessante anche qui scoprire un pochettino quelli che sono appunto questi luoghi, anche se quando vado in Francia passo anche a Savines-les-Lacs o il lago di Serre-Ponçon, che è molto bello e vi invito ad andarlo a vedere. Nel frattempo, che dire, beh, insomma, questi sono solo alcuni dei viaggi che si potrebbero fare. Ho detto scherzando che insomma mi avete invitato tutti a venirvi a trovare e dovrei vivere in vacanza una vita, come cantava Irene Grandi, perché siete tantissimi e venire a trovare tutti mi basterebbero 365 giorni, però in qualche modo cercherò di soddisfare e insomma di venire comunque a trovarvi, assolutamente sì. In qualche modo cercherò di farlo. Abbiamo lanciato anche un sondaggio, se così possiamo dire, del dare il nome alla mia casetta in Francia. Io ho anche detto che martedì prossimo sarà il termine, diciamo così, di questa che aspetto, insomma, i nomi più carini, e il nome più carino potrebbe anche vincere un weekend nel mio alloggetto, eh? Quindi, insomma, datevi da fare e scervellatevi, perché così magari potreste vincere un weekend nel mio alloggetto in Francia. Nel frattempo, ricordiamo, come mi ha detto Mega Naturista più e più volte, di ricordare che, insomma, i luoghi dove state, un itinerario delle vostre vacanze,
delle fotografie, delle ricette, delle storie sono ben accette. Mi piacerebbe, insomma, raccogliere tutte nelle nostre dirette del martedì e in qualche modo, insomma, poter fare un libro, dove il ricavato devolverlo in beneficenza. Quindi potete mandare il tutto a imcalib@libero.it, imcalib1@libero.it, anche se lo so, Libero in questi ultimi giorni, anzi settimane, ha fatto un po' di pasticci, ma adesso almeno a me si è ripristinato e quindi prometto di rispondere a tutti, anche perché sono rimasta indietro effettivamente con le mail. Tra le tante cose che ci siamo detti anche oggi, ci siamo parlati, c'è stato anche questo, quello di, diciamo così, poter ascoltare due brani estratti da due vinili che ho preso nell'archivio, uno gli Havana 3 AM, una storia interessante che nasce appunto dall'idea di Paul Simonon dopo che insomma si erano, diciamo così, sciolti il clash di fare questo gruppo che però dura poco, non ha tanto successo, un singolo interessante come quello di Joride e questa bella donzella praticamente ai tempi era la fidanzata di Paul Simonon. E poi sono andata a riscoprire un brano che ho scoperto non essere solo, non piacere solo a me, ma anche ad esempio a Peter, questo è un album di Chris Ria, che tra l'altro c'è anche scritto qua, aveva partecipato a Sanremo nel 1988 e insomma da questo album abbiamo estratto Josephine, che è dedicata, era dedicata a sua figlia. Quindi, insomma, abbiamo fatto anche un po' un excursus in quello che è, diciamo così, il mondo nostro nel vinile, come sempre al martedì mattina. Come sempre vi ringrazio, vi auguro una buona giornata, seguitemi anche su Patreon, Simone non solo radio, mandatemi una mail a imcalib1@libero.it. Promesso, promesso, vi rispondo. Adesso Libero si è risistemato, quindi vi rispondo. Vi mando anche un bacio. Ci vediamo martedì prossimo. Nel frattempo sto lavorando anche a nuove recensioni di dischi. Ciao, grazie. Buona settimana a tutti. Ciao.